Ciao tesori, in questi giorni non so perché, ma mi è tornata la voglia di cucinare. Io di solito cucino in modo molto 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 veloce, però ieri ho avuto voglia di fare le polpette e oggi mi è venuta voglia di provare a fare una pasta tirata a mano però col mattarello, un po' ignorante, un po' grossolana, fatta con la farina di castagne. Non pretendete da me le dosi perché io faccio sempre a occhio, come si dice, non so se si dice anche da altre parti d'Italia, ma andare a occhio. Quindi io non peso niente, metto la roba così. Avevo un pochino di farina di castagne in questo vaso, fate conto, tanta così in fondo, di avanzo. E l'ho mescolata con un uovo, poi ci ho messo un po' di sale, di quello con tutte le erbette aromatiche, e ho impastato con acqua e ho aggiunto farina bianca. Io uso quella biologica 00, cioè non compro farine diverse a seconda di quello che devo fare. Tengo una farina 00 biologica in casa e quello che devo fare faccio. Insomma, l'avete capito, io sono una un po' così, un po' senza tante storie. E, ho impastato prima tutto dentro un robot vintage che è della mia suocera, nel senso la mamma di Luigi, di mio marito. Sarà un robot della Braun. Qualche volta vi faccio una foto, ve la metto su Instagram. È un robot, sarà di 40 anni fa, proprio vintage completamente, però funziona. Ho impastato tutto lì dentro, poi adesso vi farò vedere in fase di montaggio. Qui la vedete già quasi spianata del tutto la pasta. Vi metterò in fase di montaggio la parte in cui tolgo questo impasto che avevo fatto dentro il robot e lo impasto e lo stendo. Quindi adesso andrò a finire di spianarla e proverò a fare delle tagliatelle. Ragazzi, io sono così, non sono una cuoca, una brava. Sono una che si improvvisa e si diverte a fare le cose quando gli vengono in mente. Quindi a questi giorni ho voglia di cucinare, cucino. Speriamo che Luigi stasera apprezzi questo esperimento. Bene, continuiamo. E appunto, in fase di montaggio, vedrete i passaggi magari in modo un pochino più umano.
Io non sono una sfoglina, quindi boh, chissà cosa verrà, non si sa. Non si sa assolutamente cosa verrà fuori da questa pasta. Io ho anche la macchinetta per fare la pasta, però tendo a non usare mai troppi strumenti perché mi fa fatica poi lavarli, rimetterli a posto, quindi anche il robot l'ho tirato fuori ieri per fare le polpette e oggi ho detto, già che è fuori lo uso per impastare, ma altrimenti io vado sempre di coltelli, mani, perché non c'ho voglia di impazzire con troppi attrezzi, eh? Speriamo che non si incolli tutto e che venga una sorta di tagliatella, ragazzi, speriamo bene. Allora, speriamo, tanto prendo il coltello, qua mi sa che esco dall'inquadratura. Tagliatella, pappardella, insomma, a me piacciono più le pappardelle delle tagliatelle in realtà, che sono un po' più larghe. Tra l'altro sto usando l'incerato osceno che abbiamo comprato per questo tavolo, che è veramente brutto, mi sa proprio dell'incerato della casa dei vecchietti morti di fame, però questo si è trovato per ora. E oltretutto non ho pensato a mettere un tagliere, qualcosa che non lo rovini, ma tanto è veramente osceno, quindi se si rovina è l'occasione giusta per buttarlo. Allora, questi sono i pezzettini, più che tagliatelle mi sa che sono venuti dei malfatti, vedete? Anche perché l'ho tagliata male, aspettate, non mi è venuta tagliata perfettamente. Allora, vedete? Questi sono delle sorte di pappardelle che forse è il caso che metta. Io le volevo mettere qua, ma è meglio di no, è meglio che le lasci stese sul tavolo perché altrimenti si appiccicotteranno tutte. Sono venute delle pappardelle, ragazzi, sono molto molto grosse, molto ignoranti, però sono venute, è già qualcosa. Ora bisogna vedere l'assaggio. Allora, la mia idea, come le voglio condire? Io avevo nel congelatore dei fagioli di Sorana in un vasetto già lessati. Non so se alcuni di voi conoscono i fagioli di Sorana, ma sono una qualità di fagioli che vengono coltivati in un paesino abbastanza vicino a casa mia dove abito, un paesino diciamo quasi montagna, e sono dei fagioli veramente pregiati perché hanno poca buccia, insomma costano tantissimo. E per fortuna me li ha regalati una mia amica che li va a cogliere. È una ragazza che quando è il momento di togliere i fagioli, lei viene chiamata da questa signora che ce li ha e li va a cogliere. Quindi me li ha regalati, mi ha fatto un regalo enorme perché costano veramente tanti soldi. E praticamente la mia idea era quella di condire queste pappardelle con i fagioli di Sorana e l'alloro. Mi sa che non verrà un piatto leggerissimo, perché comunque qui c'è un uovo, c'è la farina di castagne che è abbastanza sostanziosa, e poi i fagioli sono sostanziosi, appunto sono proteici. L'alloro perché di solito con i fagioli qui in Toscana abbiniamo la salvia, che ci sta veramente benissimo, però a me l'alloro piace moltissimo come sapore alternativo, soprattutto mi piace molto anche abbinato alle castagne, ma mi piace anche il rosmarino, quindi probabilmente potrei anche fare olio
rosmarino e alloro, e con questo condirci queste pappardelle, che sono venute veramente tante, sono tantissime. Adesso devo trovare un posto dove farle asciugare, perché voi lo sapete, qui a casa di mio marito ho i gatti e non posso lasciare tutto questo ben di Dio incustodito, perché ci verrebbero a camminare sopra, quindi non sarebbe proprio igienico. Ecco qua, ecco tutte le nostre pappardelle. Ragazzi, che dire, io ci provo, magari su Instagram vi farò vedere il piatto finito, quindi se ancora non mi seguite su Instagram, fatelo. Io ho due account, ho l'account che ho creato da poco dedicato solo al canale ASMR, che è arausule.asmr, e poi ho l'account mio principale che uso da anni, che è difficilissimo da trovare se uno non clicca sul link, quindi giù vi lascio il link, che è Monica Spicciani Art - Arausule ASMR, insomma non si trova praticamente se non cliccate sul link. Quindi se vi fa piacere rimanere in contatto, seguire le mie storie giornaliere quando le posto, perché sono abbastanza attiva su Instagram, però poi a volte ho dei giorni in cui non sto bene, per cui mi assento. E insomma, se vi fa piacere rimanere in contatto, su Instagram posto tante cose, quindi seguitemi lì. Magari stasera vi metto la foto di questa roba, di come è venuta, di cosa è uscito fuori. Io vi mando un bacione, spero che abbiate apprezzato questo video così veloce e informale, e lasciatemi un commento se vi va. Ciao!